Lucchetti, vittoria a Cafasse. Una vittoria che devo dedicare in particolare a Maggiore, a Tedeschi e a Nosotti, che hanno fatto un lavoro splendido, mi hanno portato col vantaggio sotto la salita e lì ho dovuto per forza dare l'anima perché dovevo ripagarli della fatica che hanno fatto tutto il giorno. In discesa ho dato come sempre meglio di me e sono riuscito a guadagnare abbastanza e ci voleva proprio questa vittoria per la squadra, per il morale e per i miei compagni che è andato tanto. Un'azione nata da lontano, prima una fuga numerosa, poi sei uscito tu in salita e sei arrivato solo. Sì, quando è nata questa fuga sono entrato perché 40 corridori sono sempre importanti, il giro insegna. Puntata alla salita dovevo per forza attaccare, altrimenti molto probabilmente da dietro il gruppo sarebbe rinvenuto e non potevo permettermi questo. E ho tenuto il vantaggio fino in cima alla salita e poi in discesa ho fatto quello che potevo. Facchini, per te oggi secondo posto. Sì, secondo anche l'anno scorso. Peccato per la fuga, sapevamo che c'era davanti i Rocchetti, non dovevamo lasciarli tanto. Abbiamo provato io e Pagani a recuperare in salita, abbiamo fatto una bella azione, solo che lui, peccato, dopo è caduto caduto in discesa. Sono riuscito a anticipare un po' la volata, peccato ancora per il secondo posto. Lombardi, a Cafasse, terzo posto. Sì, dai, è andata bene, speravo nella vittoria oggi, mi sentivo abbastanza bene, però sulla salita Rocchetti è andato veramente molto forte, dopo ho recuperato un po' in discesa, ma non ne avevo più, in volata ho fatto terzo, va bene così, dai. Hai tenuto duro comunque sulla salita, per te una prestazione buona? Sì, sinceramente speravo di andare un po' meglio, però ho fatto molta fatica in salita, ho stretto i denti per restare attaccato a Facchini e Monguzzi, e è andata così, dai.